Un tempo abbattere i muri era segno di apertura, di ricerca di nuovi orizzonti, di battaglia di libertà. Da alcuni decenni, in quasi tutte le città italiane, a Bologna in particolare, sgomberare spazi e case occupate ed erigere muri è diventato uno sport nazionale per sindaci, sceriffi, rettori universitari e questori. Ripristino della legalità o restituzione della legalità sono gli aforismi più citati dopo gli interventi a norma di legge. Di sgombero in sgombero, i tutori dell'ordine si lucidano grandi e stellette, togliendo dalla vista della gente per bene quello che ai loro occhi appare estremo, irrispettoso, degradato, insomma, illegale. In virtù della tanto decantata legalità, fatta di appalti assegnati al massimo ribasso, di imprese farlocche fallite a metà dell'opera, di soldi buttati, di cantieri bloccati o infiniti, quegli spazi sono spazi vuoti per anni. E dopo le evacuazioni forzate, a suon di manganelli, sono tornati vuoti e inutilizzati per restarci a lungo. In più c'è anche un muro mediatico creato quotidianamente contro l'esistenza di persone che vogliono ancora usare la testa e non per dare testate contro un muro. L'Italia ha tanti primati. Il primo bombardamento aereo della storia l'ha fatto l'Italia in Libia, su Tripoli, nel 1911. Un aviatore che si chiamava Giulio Gavotti bombardò tirando dall'aereo bombe a mano. Un altro primato che ha l'Italia è di aver costruito il primo grande muro della vergogna nel mondo arabo, fatto da una potenza coloniale. Adesso racconteremo questa storia. Durante la Grande Guerra, con le nostre forze armate impegnate contro l'Austria, la presenza italiana in Libia si è sgrinzita. Occupiamo solo alcuni centri del litorale, con esigui retroterra protetti dal filo spinato. Già alla fine del 1914 un'insurrezione ha cacciato gli occupanti dal Fezzan. Nei mesi successivi le forze italiane si sono ritirate sulla costa. Ritirata. Un fuggi-fuggi. Si è tagliata la corda, abbandonando 30 cannoni, 30.000 fucili e un numero incalcolabile di casse di munizioni. La regione più a est, la Cirenaica, è controllata dalla Seleucia, una confraternita musulmana che già ai tempi del dominio ottomano esercitava un vero e proprio contropotere. Fondamento di questo contropotere è la Zavia, al tempo stesso scuola e monastero, centro assistenziale per la comunità e luogo dove si risolvono dispute. Nel 1915 la Seleucia si è comportata con l'Italia come faceva prima con l'impero ottomano, negoziando un riconoscimento formale e limitato alla fascia costiera in cambio della piena autonomia nell'entroterra. È per questo che il dominio italiano sulla Cirenaica non è mai andato molto oltre Bengasi. La riconquista della Libia comincia nel luglio 1921, più di un anno prima della marcia su Roma, quando il ministro delle colonie, il liberale Giovanni Amendola, che verrà picchiato a morte dai fascisti nel 25. L'Italia mobilita soprattutto forze indigene arruolate nelle altre colonie e Amendola manda a Tripoli un nuovo governatore, l'imprenditore e finanziere veneziano Giuseppe Volpi, destinato a un luminoso futuro.
da Roma. Alla volta della Libia parte anche il colonnello Rodolfo Graziani. Graziani sbarca a Tripoli l'1 ottobre 1921. In poco tempo si fa notare nel settore di Zuara, a ovest di Tripoli, e poi su Jebel Tripolino, dove i suoi uomini si scontrano con i mujahideen di Haji Mohammed Khalifa Fachini. Dopo la marcia su Roma, la riconquista sale di livello. L'ordine di Mussolini è testualmente di pestare sodo, e Volpi e Graziani non se lo fanno dire due volte. Il 26 gennaio 1923 truppe coloniali rioccupano l'oasi di Misurata sul golfo della Sirte. Il signor governatore è ricompensato con un titolo nobiliare. Da qui in avanti sarà il Conte di Misurata. Con questo titolo, Conte Giuseppe Volpi di Misurata, figurerà tra 9 anni come massimo promotore di quella che diverrà la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ministro del Lavoro durante il regime fascista e proprietario dell'azienda elettrica Sade, Volpi sarà tra i responsabili della tragedia del Maiocco. A Venezia, il premio per il miglior attore e la miglior attrice porta ancora il suo nome, Coppa Volpi. In 70 anni non un cineasta di sinistra ha messo in discussione quel nome. Nella primavera del 1923 Mussolini denuncia gli accordi tra l'Italia prefascista e la Senussia e dà l'ordine di occupare l'entroterra cirenaico, a cominciare dall'altopiano del Jebel Akhtar. Da questo momento la guerriglia divamperà anche in Cirenaica. Le zavie diverranno focolai di resistenza all'invasione, fino a formare un'amministrazione parallela clandestina che i beduini chiameranno il governo della notte. Il capo dei guerriglieri senussiti è lo Sheikh Omar al-Mukhtar, un insegnante di Corano, ormai settantenne, che ha combattuto gli italiani già nel 1911-12. La sua abilità strategica, la conoscenza del territorio e l'appoggio della comunità consentono alle bande armate beduine, i Duar, di infliggere gravi perdite alle truppe d'occupazione e ridicolizzarle con tattiche morde e fuggi. Tra il 1923 e il 1926 l'Italia riprende il controllo della Tripolitania. I successi di Graziani gli valgono la promozione a generale di brigata e la tessera ad honorem del Partito Nazionale Fascista, ma il Fezzan e la Cirenaica restano spine nel fianco. Il 24 gennaio 1929 arriva a Tripoli il nuovo governatore, Pietro Badoglio. Nel suo primo proclama annuncia che sarà inflessibile e senza pietà con i pochi malintenzionati che nella loro follia credono di potersi opporre all'invincibile forza dell'Italia. Aspetto più florido, maggior colorito, maggiore vitalità. Questi sono i reali vantaggi del proto. Dalla fine del 29 e marzo del 30 l'Italia rioccupa il Fezzan. Al comando della campagna c'è Graziani. Dopo questo trionfo, Graziani diventa un personaggio famoso, circondato dalla Che e cronisti servili. Il 47enne generale sembra sempre in posa, ha in volto un perenne cipiglio e in testa una boscaglia di capelli da poeta ottocentesco, dunque perfetto per una propaganda coloniale che ha bisogno di figure simbolo, volti che accendano l'immaginazione popolare. La stampa della madre patria, imboccata da lui stesso, che ama riempirsi la bocca di riferimenti classici, lo paragona a Scipione e le sue gesta sono cantate da scrittori e poetastri. Ma Graziani non basta, egli stesso millanta doti letterarie e scriverà una pletora di libri al solo scopo di autoglorificarsi. Nel febbraio 1930 Graziani è nominato vice governatore a Bengasi e il suo discorso di insediamento dichiara: l'azione del mio governo
sarà improntata fedelmente alle direttive del governo fascista, perché io, che sono generale di divisione in servizio attivo nell'esercito, vengo a dichiarare i miei principi nettamente fascisti. Prese cotti e fitti, impianto 1250 lire completo, bagni, scaldabagni, lavabi, closets, impianti sanitari, facilitazione pagamenti. Quel che gli abbiamo visto fare è ancora poca cosa. Il meglio di sé lo sta per dare in Cirenaica, guadagnandosi nel mondo musulmano l'attributo di macellaio degli arabi. Anni dopo, l'ufficiale di fanteria Ugo Pini scriverà: di impiccatori ce ne furono dappertutto e in nome di tutte le patrie, o quasi, ma Graziani ne divenne modello inappuntabile. Per prosciugare il lago dove nuotano le bande di Omar al-Mukhtar, Badoglio e Graziani ricorrono a misure durissime. Chiusura delle zavie senussite ed esproprio dei loro beni. Deportazione di quasi tutta la popolazione civile della Cirenaica in 16 campi di concentramento. Sterminio dall'aria con bombe, mitragliatrici e armi chimiche. Bombardamento ed espugnazione della città santa di Kufra. Dal rapporto settimanale vedo che la caccia ai beduini continua con risultati notevoli e che i rifornimenti dal confine si fanno sempre più difficili. La linea è dunque buona. Occorre che tutti si convincano che la nostra divisa è attualmente non volare. Sarà questione di tempo, ma questa volta la ribellione si esaurirà. Bravo Graziani! Così scrive Pietro Badoglio da Tripoli il 9 settembre 1930. Cure termali e bagni solforosi. Approfittate dello sconto dell'80% sul viaggio in ferrovia che vi procura la direzione delle Terme Jacon in Monti Cortone. Pensioni di prima e seconda classe da lire 22,35. Chiedere chiarimenti 3351. Graziani non si accontenta. Vuole chiudere a Omar al-Mukhtar anche gli ultimi rubinetti. Vuole la chiusura ermetica del confine con l'Egitto per isolare la guerriglia e tagliare ogni rifornimento di viveri, bestiame, armi e munizioni. La soluzione viene proposta da Graziani l'11 gennaio 1931 in un telegramma al ministro delle colonie De Bono. Ritengo che l'unico modo per troncare il traffico sia quello di costruire un reticolato permanente dalla costa all'oasi di Jarabub.